Sentite il mio sfogo un attimo. Lui cos'è che era lui il capo, la società era sua? Ma cosa c'è, dimmi? Non ho ancora iniziato a parlare. Perché ha avuto dubbi. Zach. Ciao ragazzi, ciao. Mi avete chiesto in tanti come sia andata veramente con quel ciccio pasticcio Canaro e tutte le mie le fandonie, le calunnie, le diffamazioni che ha fatto nei miei confronti. Allora, premesso che mi sono veramente rotti i coglioni, premesso che nella vita dai e dimentica, premesso che la mia reputazione la potete controllare tutti quanti facendo domande in giro, controllando casellari giudiziari, pago anche le multe, quindi ragazzi, premesso che ho lo stesso numero di telefono dal dicembre del 97, premesso che le auto sono la mia vita, premesso che le auto sono la mia passione, premesso che non ho più parlato di questo personaggio veramente... Non ho neanche aggettivi, ragazzi. Primo, perché quando uno perde la mia fiducia e la mia stima, per me muore, non esiste più. Secondo, perché è caduto talmente in basso, è talmente malato, è talmente ormai anche condannato, perché ragazzi, iniziano ad arrivare anche le condanne, che ancora non c'erano quando io lo conobbi, le mie macchine inventate, premesso che io ho solo fatto del bene a lui perché aveva bisogno di aiuto e volevo premiare che cosa? Quel poco di amicizia che c'era stato tra di noi, grazie al fatto che lui prese un mio video e lo postò sulla sua pagina Facebook. Siccome in quel periodo stava litigando con un mio collega, questo gli fece bloccare la pagina. Ecco che questo video sulla sua pagina Facebook lo videro un sacco di persone che in quel periodo iniziavano a cercare di capire chi era questo fenomeno da baracconi, poi rivelatosi, che aveva il coraggio di dire un po' le cose come stavano, senza troppi peli sulla lingua. E in un momento di perbenismo, chiaramente, ha attratto un attimino, anche perché lui ha attaccato tutti. Lui è proprio, la sua politica è quella di sparlare di tutti, attaccare tutti, e quando non lo fai perché ha bisogno di qualcosa. Quindi in tutti quelli che non attaccava c'ero io, perché da me aveva bisogno di qualcosa, e come per esempio in questo momento, negli ultimi periodi, ho visto, e state attenti ragazzi, state lontano da questo personaggio, perché ormai è completamente bruciato. Ha fatto delle cose veramente, cioè, ma definirlo scorretto è niente. Questo è un, ha delle malattie sicuramente mentali che vanno curate, quali il narcisismo cover, come la megalomania, come il fatto di credersi, è un invidioso cronico, è uno che non fa niente e accusa gli altri delle cose che lui fa agli altri. Questa è proprio poi la malattia più totale. Morale della favola, ci conosciamo per via di questa condivisione, io così carinamente lo ringrazio, dopodiché nasce un'amicizia simpatica. Noi fondamentalmente, prima di fare The Garage, ci eravamo sentiti una decina di volte in un anno e mezzo. Non è che ci sentissimo chissà quante volte, una volta al mese, una volta... quando capitava. Poi io iniziai a fare le dirette durante i lockdown e lui era sempre lì che voleva entrare in diretta. Già si capiva che era solo. Ma io avevo iniziato a vedere che video faceva lui, acchiappa like, disruptive sempre, ma parlando di cose che era bene invece evitare di fare. Se si parlava di auto, capisco un momento, gli arresti domiciliari, tutto quello che vuoi, io già lì iniziai a dargli del lungo, lui se ne accorse e io iniziai a fare comunque, ad impostare quello che doveva essere una rivista online, un sito. A quel punto lui lo sapeva, perché io glielo dicevo, riesce a fare due raccolte fondi facilmente di macchine che tra l'altro ancora adesso non ha venduto, non ha consegnato e ha preso più di 10.000 euro a macchina o 10.000 euro proprio a macchina, le famose social car. In quel momento mi chiama e mi dice: Harry, guarda che la gente è piena di soldi in tasca perché non è uscita due anni, io ho fatto queste due macchine, mi sono arrivati tutti questi soldi, dobbiamo fare una rivista, facciamola insieme. Io dico: guarda Greg, sinceramente non ti conosco, sei un tipo pericoloso, basta che fai un video, distruggi tutto, basta che la mattina ti svegli, non ti venderesti tua madre, dico lascia stare.
lascia stare, mi dispiace, teniamo questa amicizia e ognuno per la propria strada. E no, e lì inizia a martellarmi, io iniziavo ad avere anche un pochino il problema di questo cazzo di Greg, no? Che alla fine della fiera, io sono una persona educata, sono una persona carina, l'ho visto in un momento di difficoltà, e che cosa ho fatto? Ho detto, questo ha svalvolato, poverino, sarà da solo su un'isola, con 4 cadaveri, dentro una merda di garage che cadono i soffitti, non ci sono neanche le chiusure, entra l'acqua, entra l'aria, c'ha una figlia, è divorziato, la moglie ha avuto un figlio da un altro italiano, gli vive pure a 100 metri, dico, questo è distrutto, poverino, dico, ha fatto la cagata di attaccare chi non doveva, però è una risorsa. Dico, per fare quello che vogliamo fare, cioè una rivista senza peli sulla lingua, dico, perfetto. Io ho ragionato da editore, da imprenditore, ho detto, c'è il rischio che questo faccia le cagate, però che cosa posso smenarci? Potrei smenarci un po' in immagine qualora andasse male, però ragazzi, io ci sto già smenando in immagine, essendo in qualche modo collegato a lui, essendo uno che l'ha sentito 10 volte in un anno e mezzo, per l'amor di Dio, in quelle 10 volte ci siamo divertiti, anche nelle dirette abbiamo parlato di automobili, però io vedevo che lui non c'era. Fatto sta che torniamo al momento clou, stiamo per metterci d'accordo, e io che cosa dico? Dico, ragazzi, questo è pericoloso, è una mina vagante, però se dobbiamo fare un giornale di quel tipo è perfetto. Allora io l'ho messo di fronte alle proprie responsabilità, ed ecco perché lui poi mi ha attaccato così, inventandola qualsiasi, o meglio, esattamente mi ha accusato di fare quello che ha fatto lui, o meglio, quello che non ha fatto lui. Cioè non ha fatto il giornale, non ha trovato collaboratori, non ha fatto il logo, non ha fatto il jingle d'ingresso dei video, non ha fatto l'immagine, non ha fatto il sito che l'ha fatta Leo, quello che poi io chiamai in società al 10% per dire, Leo, devi fare l'ago della bilancia. Morale della favola, passano mesi, lui mi continua a rompere i coglioni, lo conoscete, sapete che martello sappia essere, morale, io mi dico, ragazzi, se va bene, abbiamo vinto tutti perché abbiamo ingabbiato un attimino questo personaggio che sta iniziando a diventare scomodo nel suo, cioè lui deve rompere i coglioni nel mondo dell'auto. Io avrei avuto un bel giornale se questo avesse fatto la persona seria e non il delinquente, viceversa, tutti avrebbero avuto la prova, ed ecco che io gli dissi esattamente, io ti sto dando una chance e comunque vada, io vinco e tu perdi. Perché se va bene, bene. Se va male, tutti avranno la prova che sei quello che sei. Ovvero sia uno che ha tutte le sue ex società in mano agli ex soci e non ha concluso un cazzo della vita se non scapparsene su un'isola di merda dove riesce a fare un pochino più il benestante come faceva Milano negli anni 90, ma niente di più. Questo si vende, si racconta, si fa. Ma è uno che ha bisogno di pochi spicci per vivere poi alla fine, no? Anche se si vende come un grandeur. E invece parla di tutti gli altri, ce l'ha con tutti, ha sentenze, spara, fa veramente cagare, è proprio un essere umano di merda. Allora, io sinceramente ho tenuto dentro un anno questa cosa, perché per eleganza non volevo neanche più abbassarmi a dover parlare di questa persona. Anche per rispetto di Leo, che è una persona che io stimo tantissimo, però Leo, devi capire che purtroppo qui c'è di mezzo anche la mia reputazione. E vedere che questo coglione, dopo un anno che io l'ho lasciato perdere, un anno e passa, perché io e lui abbiamo definitivamente rotto nella riunione del 30 giugno 2021, quando facciamo questa società, raccogliamo i soldi, iniziamo a lavorare, io vado a Palma de Mallorca, a Tenerife, per conoscerci effettivamente bene, perché noi alla fine ci eravamo visti una sola volta a Padova, facendo qualche ora insieme alla Fiera di Padova nel 2019, succede che cosa? Che questo impazzisce. Appena ha in mano i soldi, impazzisce. Quando impazzisce? Esattamente il giorno dopo che io parto da Tenerife, dopo essere stato lì 2 settimane, per aprire la società, per conoscersi. E a quel punto io l'avevo pesato. Quando l'ho pesato? Vi ricordate che io feci un video dentro la Focus RS e vi dissi chi era Greg dal vivo? Cioè una persona probabilmente ferita, che non stava bene, ma poi alla fine abbaia. Ma se non fosse un malato di mente, sarebbe anche una persona simpatica. Il problema è che è malato, che lui qualsiasi cosa la fa soltanto per il proprio ego, quello che gli interessa è spillare soldi a dei poveri cerebrolesi che non capiscono nulla e che amano il dissing. Morale della favola, ragazzi, io torno da Palma de Mallorca, da Tenerife,
tornano di Tenerife e questo inizia a urlare nelle riunioni. Io, chiaramente, a me non è possibile urlarmi in testa. Primo, perché non puoi urlarmi in testa. Secondo, perché io, se ho ragione e tu hai torto, di cosa stiamo parlando? Morale della favola, noi avevamo raccolto i soldi. E io dissi, ragazzi, qua c'è da aprire, da fare. E insomma, le cose giuste. No, lui si tiene i soldi su PayPal e il primo mese chiama tutti e dice, ragazzi, stipendi, oggi stipendi. Cioè, lui mi dava fastidio, ma perché piano piano lui che cosa faceva? Faceva sempre un passettino, perché lui dentro di sé era tutto suo, è tutto suo, no? Anche se non fa niente. Non ha portato nessun contributore, a parte il meccanico, che ha fatto il video lì, qualche video dalle corse all'estero. Non ha portato tutti gli youtuber famosi che diceva che gli leccavano il culo, che erano suoi amici che dovevano arrivare. Instagram, Cristina GZ aveva millantato i grandi costruttori italiani mi ricevono. Non lo riceveva più nessuno. Perché? Perché questo coglione, oltretutto, prima di aprire la rivista, che cosa fa? Fa 5 video dove sparla di tutti e fa un video dove anche con me è un po' equivoco. Lecca un po' il culo al Gasi, perché il Gasi, chissà perché, il Gasi lo teme. Il Gasi, tra l'altro, lo sanno, lo può confermare lui stesso. E questo video è fatto anche per persone come il Gasi che mi hanno detto, è figo però che pettinata che ti ha data. E pettinata perché uno vuole credere a un pazzo, un delinquente? Bene, io ho le prove. E io glielo dissi a tutti quanti, dico ragazzi, io solo per eleganza non le tiro fuori. Mi sono rotti i coglioni. Adesso qui c'è un assaggino di prove, qualche minuto. Poi ci sono 4 ore, più ci sono delle dichiarazioni inequivocabili dove si dice che io ho fatto tutto, che The Garage ero io, che dopo questa riunione del 30 giugno avvenuta, che è questo pezzettino di registrazione che vi faccio vedere, poi dopo, se lo volete vedere, cari guardoni che amate il dissing, ci sarà tutto a pagamento su un link e un sito che vi comunicherò nei prossimi giorni. Ho già fatto vedere tutti agli avvocati perché mi hai diffamato, mi hai calunniato, possono partire veramente richieste danni da parte della società, della mia famiglia, da parte di me medesimo e da parte di altri oggetti che tu hai interessato durante le tue calunnie, parlando di tossicodipendenti, cocainomani e quant'altro. Fai veramente, ti qualifichi da solo, sei una persona sola, finita, spianata, e ancora oggi, a distanza di un anno, devi parlare di me. Allora sappi che la mia rivista è già online con molta tranquillità. Non ho dovuto spingerla attraverso il mio canale perché voglio che vada avanti di luce propria in questo momento. Ci sono persone che vogliono collaborare, altre che già collaborano, e io non ho dovuto pubblicizzarla, anche per non farmi attaccare dai tuoi cretini, che ormai sono rimasti 4 gatti, che veramente basta leggere i commenti e capire chi siano. Ma tu non puoi dire niente a me, tu a me soltanto puoi ringraziarmi, scusarti per tutte le balle, le calunnie, la diffamazione che hai detto che io sono uno che non fa niente, che sono uno che è arrivato lì, si è preso i soldi. Allora, questo giorno che state vedendo la riunione, succede questo deficiente viene praticamente sputtanato alle Iene, e che cosa fa? Non ci dice niente. Io sto partendo per la Mille Miglia, blocco tutto perché dico, non hai rispettato i patti. I patti erano che tu non facessi più il coglione nei video di... addirittura ho saputo, ragazzi, e qui veramente siamo alla follia, questo è diventato terrapiattista, quindi... Ma terrapiattista, veramente, ho visto dei video dove dice alla mamma, mamma, secondo te stiamo girando a 1600 km orari? Studiare gli astri, avete notte... È chiaro che i bambini più intelligenti capiscono certe situazioni, certe bugie, altri arrivano molto dopo a capirlo, ma soprattutto glielo racconto, dico basta, hai rotto il cazzo con sto Babbo Natale, ecco, basta, avete rotto il cazzo con sta terra tonda, cioè, semplicemente. Questo è un mezzo marinaio proprio, è uno che deve soltanto tacere e baciare il culo a tutti quelli che hanno provato ad aiutarlo pensando di poter tirare fuori del buono da uno che invece è il diavolo. Allora, a me i diavoli non fanno paura, io ti mangio a colazione, e siccome non sono un cretino, le ultime riunioni le ho registrate e ho anche delle dichiarazioni dove viene detto, visto che tu hai detto che io ero un dipendente, addirittura hai detto che non lavoravo, che non avevo fatto niente, che io non avevo prodotto nulla per... Allora, tutto quello che avete visto su The Garage è fatto da me. Tutto quello che state ancora vedendo su The Garage, anche se lui ha dichiarato l'80% di abbonati, ne ha fatti 8, e ho le dichiarazioni. Questo è
la mia risposta, intanto te ne do poca, poca, poca. Io ti posso spianare e già adesso qui faccio capire che tu hai detto una marea di cazzate, sei un bugiardo, sei una persona malvagia, cattiva, schifosa. Io spero, 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 spero tanto che questa mia seduta lungo il fiume ad aspettare che tutto scorra porterà dei buoni risultati. Ma io ne sono certo. Buona visione. Prima di giugno tu vai alle Iene. Vieni sputtanata alle Iene, non ci dici niente. Chiedo una riunione immediata, il giorno dopo non me la dai, io parto per fare la mille miglia, non ci sentiamo per 20 giorni, arriva il giorno in cui devi pagare i collaboratori che io ho trovato, con i quali io ho rapporti, con i quali io parlo, cameraman, gente che scriveva, eccetera, eccetera, eccetera. Ah ragazzi, e The Garage sta andando avanti soltanto perché io ho trovato un articolista, ho lasciato a lui e che firmasse con 6-7 nomi diversi, anche nomi di donne, per far sì che chi avesse pagato almeno per un anno avesse un servizio. Bene, senza di me non c'era niente. Qui si parlava di soldi, lui dice i soldi, lui dice i soldi. Dopo un mese c'erano la metà dei soldi. Dopo un mese che la rivista era aperta c'era la metà dei soldi. Io non sapevo niente, non potevo sapere niente perché non aveva aperto il conto corrente e a un certo punto, e questi erano gli accordi, e poi doveva esserci uno schema, una lista, un Excel dove c'erano tutti i conti. Non c'era. Vabbè, qualcuno lo questo sa è il terzo socio che parla, quello che ho fatto entrare io. Parla lo scemo. 60 qualcosa? Al 30 giugno già 60.000 euro. Mi sembra che sia la cifra, sì. Confermo che sia la cifra. 60 qualcosa, già spesi 60.000, vabbè, ci cioè sono anche dei soldi investiti comunque. Sentite, eh? Sentite quanto fa schifo quest'uomo. Aveva detto, prendo a 10.000 euro due Land Rover, così abbiamo video, possiamo fare cose, nella società ho messo anche compravendita di auto. Sentite cosa vengo a sapere oggi. Sentite lo schifo. Cosa abbiamo investito, Giallo, alla fine? Cosa? Quanto abbiamo investito tra comprarle e ripararle per il momento? Comprarle e ripararle? Sì. Ma come fa lo gnorri? Che fa? Tu hai detto? Hai comprato per 10.000 euro due Land Rover. Poi io ti chiesi nella chat, dico vabbè, ma come sono messe, quanti lavori ci sono da fare, quanto guadagniamo quando le vendiamo più o meno. Poi io non ho più saputo niente, non mi hai risposto. Quanto guadagniamo te lo dicevo io se mi davi i dati. No, le ho comprate io e le vendo io. Ah. Sono cambiate le carte in tavola, cambiato idea? Sì, pensate okay. Quanto è, vabbè, soltanto perché era al telefono, insomma, perché davanti non avrebbe avuto il coraggio. Euro, ragazzi, cioè. E da 120 che ne abbiamo raccolte siamo a 60 in due mesi. Dopo, cioè, se il link lo volete condividere dell'Excel per i soldi, almeno li vedi, non dire che siamo qui a parlare. Siccome non poteva dirmi un cazzo, questa riunione inizia discutendo della mille miglia. E poi ho postato 7 video, 8 video. Vabbè, contestava un cazzo, però ci sono dei punti in tutti questi dialoghi dove si capiscono non tutte le balle che ha detto. Ma la luce dei risultati. Ecco, sentite il mio sfogo un attimo. Lui cos'è che era lui il capo, la società era sua? Ma cosa c'è, dimmi? Non ho ancora iniziato a parlare, dire. Il discorso è che io non ero al corrente di come sarebbe svolto tutta la situazione. Guardate chi è Bruce. I contenuti ne sono arrivati, sono perché ha avuto dubbi. Zach. E tu non, la situazione è stata messa al corrente sulla chat Telegram, la situazione con Leo è chiara perché io con Leo comunque parlo. Se c'è da fare un evento teoricamente importante come la mille miglia, probabilmente bisognava parlarne prima e organizzarle, magari fare anche un video di presentazione, spiegare che cos'era la mille miglia. Non lo vedo fondamentale, possiamo passare ad altro. Non lo vedo fondamentale, scusami Greg, perché nel momento in cui... Ma vedete la faccia da culo? Vogliamo discutere i miei contenuti, non sono d'accordo, visto che il giornale lo faccio io al 90%. Sentite! Come, come contenuti, mi sembra che fissarsi sulla mille media, che è arrivata gratis, che ha portato un sacco di contenuti, sia, secondo me, non sia importante. Ancora. Quanto è venuta? Ti ripeto, 500 euro di spese è venuta, quello è venuto. Non è venuta gratis la mille miglia. Quanto è venuta? Ti ripeto, 500 euro di spese è venuta, quello è venuto. No, 500 euro di spese più il tuo intervento alla mille miglia.
che comunque ha un costo, ovviamente. Avete ma capito, non mi interessa, possiamo parlare di altro. Il mio intervento ha a che fare anche con tutto quello che viene fatto sul giornale, a parte i tuoi contenuti dal garagino del TG Garage. Cioè, allora vuoi discutere anche di questo? Merda! No, io mi sono autolimitato per dar spazio a te. No, no, vai a cagare! Si è autolimitato. Si è autolimitato perché il cretino, io gli ho detto che su The Garage lui praticamente non doveva quasi neanche apparire, perché ormai era una mela marcia e quindi doveva stare in campana una o due volte a settimana, non di più. Cosa è successo? Appena sono tornato a Milano, questo ha iniziato a buttare TG Garage tutti i giorni. Ho detto, allora che cazzo stai facendo il Greg Garage su The Garage? Dico, lascia perdere. E lui niente, ma lui proprio, ragazzi, questo fa così. Ti soggiogano, cioè adesso io... Come posso chiamarlo uno che si è tenuto tutti i soldi e non ha dato conto di niente e più mi ha calunniato, mi ha infamato e ha detto che io me ne sono scappato con i soldi, io non ho lavorato. Ma qual è il problema? Gianluca, scusa, mi devi perdonare, hai qualcosa da ridire su tutti i contributori e i contenuti che porto? Hai anche da ridire, forse? Io ho da ridire sul fatto che c'è stato un evento, tra cui anche la 100 ore, sì, che... cui non sono mai stato informato in anticipo, quindi io mi sono trovato dei contenuti. Ma tu non mi informi in anticipo dei tuoi TG Garage o di cosa fai nella social garage o della social car? Tu non avvisi, tu fai, mandi. Quindi perché devo avvisare? Sono editore anch'io, sono socio paritario, non è che devo chiedere per me. Io non chiedo a te cosa fai, vedo quello che fai. È la stessa cosa accade per me. Non capisco dov'è il problema, scusa Gianni. Gestisci te i soldi, gestisci te se aprire o non aprire la società. Gestisci te, non hai portato gli Instagrammer che dicevi, personaggi famosi, youtuber. C'è il giornale che lo sto mandando avanti grazie ai contatti che io ho portato. Cioè, forse i problemi sono questi. Non voglio sapere dove vuoi arrivare. Dove vuoi arrivare? Non riesco a parlare. Ma perché stai dicendo cazzate? Scusa, Giallo, è per questo che non riesci a parlare. Perché stai mettendo il dito sulla Mille Miglia e non è il caso, perché la Mille Miglia è un contenuto uscito gratis e mancano all'appello 10.000 euro di sponsorizzazione della. Dovuto tagliare i nomi. Però è saltata anche la sponsorizzazione, quindi io più di quello non potevo fare. Più che portare 12, 13, 14 video gratis praticamente, e se tu mi parli del mio lavoro, il mio lavoro non è fatto solo di quei 4 giorni alla Mille Miglia, è fatto di tutti i giorni. Ok? E quindi contenuti gratis, contenuti belli, esclusivi, non, no, per favore cerchiamo di non aprire sterili discussioni sul nulla. Anche per me. Voi capite qual è il tono, quali sono i toni? Ah no, ma sentite, perché poi uno si incazza. I contenuti. Fuffa. Prima di tutto, ancora della mia contenuti. Perché come ho detto, io la vostra auto, ma metto in discussione l'evento e la gestione, non solo della mia. Ma va, taci, coglione. Forse a me me ne sbatte il cazzo degli altri, perché io sono il direttore e editore, quindi devi piacere. Ma tu direttore te lo sei dato da solo il nome di direttore, perché non sei il direttore. Anzi, se ricordo bene, quando stavamo costruendo il giornale mi hai fatto delle telefonate, dei WhatsApp dove dicevi sei tu il direttore, salvo poi prendere in mano tutto a te senza poter più invece neanche sindacare sui contenuti che vanno messi. Ti abbiamo detto fai caporedattore per gestire. Ma vai a cagare, va. No, 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 tu a un certo punto hai preso e hai detto faccio tutto io. Io ti ho portato su 20, ma cosa vuoi di più? Su 21 collaboratori che abbiamo, 19 arrivano da me, ma su cosa vuoi di più? Non ho capito qual è il problema, vuoi anche... Il problema non c'era, il problema era solo che non sapeva che cosa dire, era completamente nel torto su tutto. Ma tutti, cazzo! Guarda tutti, togli te e Pani, sono arrivati tutti da me, mica... Da... Cioè tutti i giornalisti. Leonardo, lascia stare, segue te, segue anche me, ma non lo stai più seguendo. Mi ha chiamato adesso, ha detto che è un mese che non riceve una tua telefonata. Se non era per me che gli stavo addosso, gli facevo fare il 147 e adesso anche il video di presentazione, l'avevamo perso. Un'altra, l'unica pedina che dovevi gestire te. Abbiamo perso un mese perché non ha fatto contenuti, perché tu non l'hai sentito, hai detto che lo dovevi sentire te, che Leonardo è una roba tua. E io ho dovuto vedere 1, 2, 3 video dove questo mi ha dato della... Voi avete capito questo schifo ha fatto a luglio dell'anno scorso?
Io mi fa talmente schifo questa persona che ho anche tolto i video dove avvisavo che me ne andavo, perché proprio voglio essere scorrelato da questa persona. Però bisogna un attimino anche dire alla gente le cose come stanno. Le prove le avete viste, le avete sentite. Per i guardoni o per i più curiosi o per chi voglia farci una cultura su persone malvagie come questa, diabolicamente malvagie, chiunque avesse dubitato di me e pregato di fare mea culpa e chiedermi scusa, anche se non lo farà, fa niente, non ho fatto video per un anno a questo riguardo e non avevo bisogno di scuse. La cosa che mi dispiace di aver tolto quei video, che c'erano 700-800 commenti a video, tutti contro quel povero pazzo, e hanno capito la gente, ragazzi. Purtroppo, chi ha una situazione normale, tranquilla, sono io, chi ha una situazione da squinternato e fa video da squinternato, da malato, sei tu. Volete vedere il resto? Volete sentire tutta la verità? Nient'altro che la verità? State connessi su questo canale, perché tra qualche giorno uscirà uno speciale soltanto in abbonamento con tutta la verità sul peggior Greg del mondo. Stategli lontani. Ciao testa di cazzo. Che schifo che fai. Ciao ragazzi, buona passione a tutti, iscrivetevi al canale se vi va e non dubitate mai di questa faccia. Ciao, vi voglio bene, iscrivetevi al canale.